Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo tutta l'assemblea si alzò, condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Pilato allora lo interrogò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegna tra la Giudea. Da cominciamo dalla Galilea, udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte.
Perciò dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte, dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che si richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocefissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre,
perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, bello il Cristo di Dio, l'eletto. E anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu re dei Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena, noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.
tutto ciò che era accaduto. Il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Verbum Domini.